Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul canale, io sono Elena e questo è un reading vlog. Buongiorno, oggi è martedì 1 novembre, è festivo, non lavoro, quindi perché non filmare un reading vlog insieme? E ci farà compagnia Goliarda Sapienza, scritta però attraverso la lente di Angelo Pellegrino, il marito di Goliarda Sapienza, nonché curatore di tutte le sue opere, i suoi libri. L'ho cominciato questa mattina, ho letto le prime 40 pagine ed è un libro che scorre in una maniera incredibile. So già che soffrirò moltissimo durante questa lettura perché la voce di Angelo Pellegrino già in queste prime 40 pagine mi piace tantissimo, mi piace la semplicità con cui passa la persona di Goliarda. Non è una biografia vera e propria, diciamo che Angelo Pellegrino viene contattato da una fotografa che è interessata alla vita di Goliarda, è affascinata dalla vita di Goliarda, dice di aver letto tutto su Goliarda e vorrebbe fare un reportage fotografico sulla vita di Goliarda e quindi andare a fotografare i luoghi che sono stati poi catartici durante la sua infanzia, durante la stesura del suo romanzo per antonomasia, L'arte della gioia. Angelo Pellegrino non ha piena fiducia nella fotografa, nel senso che nel corso di questi anni, dopo il boom e la riscoperta dell'arte della gioia, si è visto più volte contattare, soprattutto da donne, che erano affascinate, lui parla di studentesse, di studiose, di giornaliste affascinate dalla vita di Goliarda, ma che poi in realtà non avevano in realtà letto nulla o quasi nulla, ma soltanto il romanzo principale, e volevano in qualche modo carpire da lui più informazioni possibili e poi riscriverle. C'è un pezzo in cui lui lo racconta molto bene questa cosa. Ora questa donna che vuole sapere tutto di te mi ricorda una giovinezza che non pensavo più. Sapere tutto, mi dispiace, non potrà mai sapere chi eri veramente. Nessuno lo può, se non chi ti ha conosciuto quando eri ancora in vita. Inutile provarci, rimane un buco vuoto che nessuno colmerà più. Così vuole la scomparsa di una persona, di una qualsiasi. No, Judith, non potrai più avere nel ripostiglio della tua mente memoria di Yuzza, i suoi occhi, la voce, il suo intero corpo vivo, la sua immensa affettuosità. Rimane in giro qualche filmato, ma fa sorridere per l'effetto caricaturale che produce. Accontentati dei libri, ce n'è abbastanza. L'approccio iniziale sia molto disincantato, lui fatica veramente a fidarsi, la vede quasi con sospetto questa fotografa, poi mano a mano, incontro dopo incontro, sembra che qualcosa si stia scaldando. Sono arrivata in un punto in cui lui tira fuori le foto di Goliarda e la fotografa le mette in ordine crescente sulla scrivania e attraverso le foto recupera poi alcuni romanzi, Lettera aperta, che poi è la sua prima biografia, che parla del rapporto con la famiglia di provenienza. E poi c'è un bellissimo pezzo in cui vedono una fotografia in cui per la prima volta vedono Goliarda rilassata, felice, e Angelo Pellegrino dice: sì, in quella foto mi aveva appena conosciuto e stava già scrivendo metà arte della gioia, era la sua rinascita. Ora però ho fame e vado a fare colazione, perché sono andata in palestra senza aver fatto colazione, perché ieri sera siamo stati a mangiare una pizza fuori e la pizza era quella napoletana, quella alta, buona, mi è piaciuta, però la mattina non avevo fame, quindi io se la mattina non ho fame non mangio. Mi sono andata a allenare, adesso ho il buco, quindi pappa.
praticamente un pezzo della fotografa che entra nella biblioteca di casa di Sapienza e Pellegrino e praticamente vede lo studio con i libri ancora di Goliarda. E questa cosa mi ha fatto tanto pensare al fatto che anche io faccio così, li distruggo i libri, li scrivo, li sottolineo, li vivo, non li leggo, io li attraverso. Pellegrino scrive: i libri invece ci sono tutti, quelli che puoi vedere in questa stanza erano suoi, sono ricoperti di annotazioni. Raramente leggeva per pura evasione, almeno da una certa età in poi, mentre di solito avviene il contrario. Li studiavo a fondo, sempre alla ricerca del pensiero segreto dell'autore nascosto fra le righe. Era ciò che le interessava di più. Voleva stanarlo, così diceva. Mentre leggeva, elencava su una striscia di carta piegata a mo' di segnalibro tutti gli aggettivi che trovava in ogni pagina. Li analizzava come un etmologo, con la sua lente di ingrandimento, li rivelavano buona parte dell'orientamento ideologico dell'autore. Prendi un libro se vuoi, così già puoi vedere la sua grafia, ricorda i movimenti di un elettrocardiogramma. E la fotografa prende la Coppa d'Oro di Henry James e lui, Pellegrino, qui non è un discorso diretto, ma è una sua riflessione, scrive: rivedevo sotto le sue dita le parole di quel libro, come se lo rileggessi di nuovo, ma soprattutto rivivevo il periodo quando lo leggeva lei. Che cosa c'era nel mondo intorno a noi, gli attentati a Falcone e Borsellino che la scossero per molti mesi. Iuzza lo lesse nella casa di Gaeta. In quei giorni si stordiva dei romanzi di Henry James, dopo l'ennesimo rifiuto editoriale, che poi doveva essere quello definitivo, arrivato poco prima della morte. Anche sapere come una scrittrice che io amo così tanto viva i libri, li legga, li faccia suoi. È una cosa che a me piace tanto. Mi piace anche conoscere queste cose, questi retroscena, questi dettagli, perché mi fa avvicinare poi alla figura dello scrittore. È uscita anche la biografia su Philip Roth, ma quella veramente, cioè, sono più di 1000 pagine, è un bel tomone. Vediamo se sono pronta. Più che altro ne vorrei leggere ancora altri di Philip Roth prima di arrivare alla sua biografia. Continuo a leggere un altro po'. Poi quando leggi questi libri che parlano delle vite degli scrittori è innegabile poi fare riferimento ad altri libri, per esempio, vabbè, i libri di Henry James prima, ma poi c'è un pezzo in cui vedono una foto di Goliarda, che è quella che la mostra nel ruolo di Mita, di Liola di Pirandello. E Pellegrino scrive: lei sembra una pupattola borghese. È il 1960, l'anno del suo abbandono definitivo delle scene. Il male oscuro, ma allora non si diceva ancora così, la stava già scavando. 2 anni dopo l'avrebbe condotta a quel tentativo. Il male oscuro, io per esempio il male oscuro di Berto non l'ho ancora letto, però mi ricordo che nella famosa libreria di mia madre, quella enorme di cui vi ho parlato già in qualche altro video, c'era un'edizione del Male Oscuro ed era un'edizione, mi ricordo, bellissima. Chissà che fine ha fatto, mi sa che mia madre ce l'ha ancora a casa. Sì, dovrei andare a casa di mia madre e rubargliela. Il Male Oscuro lo vorrei veramente leggere. Questi reading vlog mi danno la possibilità poi di darvi a voi dei miei commenti in corso di lettura, nel senso leggo una cosa e poi vi dico una cavolata, tipo Il Mare Oscuro di Bertolo vorrei leggere. Però dall'altra mi permettono anche a me di fissare delle cose che se no io non fisserei, mi risulta difficile fissare, a meno che poi non prendo appunti. Però già il fatto di scrivere il pensiero in un qualche modo lo va a perdere, non so.
parlarne, mi dà modo di cristallizzarlo meglio. Allora, ho letto un altro pochino, sono arrivata a pagina 60 più o meno. Adesso ha spiegato come lei sia andata in galera, che poi non è altro quello che lei scrive nell'Università di Rebibbia, altro libro che io ho letto, vi consiglio. E prosegue. Comunque adesso mi preparo perché... Allora, Stefano non c'è perché è in viaggio per lavoro e quindi io, la bestia, lui e le altre due di là ci andiamo a fare una passeggiata perché ho scoperto ieri facciamo dolcetto scherzetto su Via Ottaviano, ho scoperto che su Via Ottaviano ha aperto Bershka. A me serve un paio di jeans da, penso, un anno, due anni, non lo so, da tantissimo. La voglia di andare dentro i centri commerciali è pochissimo, voglio un jeans da battaglia e quindi andiamo a fare una passeggiata. Mi rendo conto di essere una booktuber diversa, alternativa, non lo so, però tutti si mettono dopo cena con la tisana, io al calice di vino bianco, però mi rilasso, ragazzi. Stavo proseguendo nella lettura e mano a mano che prosegui e Angelo Pellegrino racconta la storia di Goliarda, è bello vedere quanto poi in Goliarda ci sia di Modesta, ci sono alcuni aspetti del personaggio di Modesta che vengono fuori in alcuni episodi nella vita di Goliarda, il furto di gioielli, ma anche un episodio durante la Seconda Guerra Mondiale in particolare è molto, richiama molto il personaggio di Modesta e fa pensare come poi una scrittrice che scrivesse, quella che oggi noi chiamiamo non fiction, però lei erano libri autobiografici, quanto poi nell'unico suo racconto, invece romanzo di fiction, ci sia poi della sua vita. Alla fine il vissuto di uno scrittore va a confluire inevitabilmente anche negli episodi inventati, nei personaggi inventati. Le biografie hanno il potere di capire meglio determinati aspetti delle opere. Comunque per oggi finiamo qui. Io continuo a leggere un altro po', però vi aggiorno domani mattina e niente. Con le bestie di là, stiamo vedendo l'ultima stagione di Stranger Things, sì, ebbene, siamo gli unici che ancora non l'avevano vista, però la stiamo vedendo adesso, ci sta piacendo parecchio. Buongiorno ragazzi, oggi è... Mercoledì 2 novembre, il giorno dopo, il giorno di ieri del Reading Vlog.
I giorni di festa infrasettimanali mi mandano in confusione totale, non connetto, non ci riesco. Sto lavorando un po' al PC e dopo mi metto a leggere, ho proseguito e poi vi faccio sapere e vi parlo un po' di Goliarda. Vi parlo un po' dell'arte della gioia perché mi piace così tanto e dell'università di Repibbia. Fare una cosa un po' scenografica, io che prendevo i libri dalla libreria col sottofondo musicale, ci ho provato, mi è caduta addosso tutta la pila di Einaudi e quindi niente. Alla fine ce l'ho fatta, però non è venuto scenografico perché li ho presi dall'inizio della colonna. In realtà no, stavano in fondo perché Sapienza sta in fondo, io l'avevo messo in ordine alfabetico. Buono. Ottimo, però eccoli qua finalmente. Allora, l'arte della gioia, iniziate da questo, è il libro con cui va letta. Sicuramente non è un libro perfetto, e già ve l'avevo detto, è un libro che risente il fatto che beh, sia stato scritto all'interno di 10 anni, probabilmente alcune parti sono state rimaneggiate. Risente anche il fatto che è stato pubblicato una volta che l'autrice è venuta a mancare e quindi il discorso di editing, l'ultima correzione non è stata fatta da lei, ma è stata fatta da Angelo Pellegrino, quindi probabilmente non si sono prese determinate libertà nella revisione. Non è un libro perfetto, è un libro con dei piccoli passaggi che scricchiolano. Soprattutto nella terza parte, nella parte finale, che è quella più scollegata rispetto al resto. È il libro che vi fa capire Goliarda e c'è un pezzo di Pellegrino che dice che l'arte della gioia piace così tanto perché legittima le lettrici, in particolare si rivolge al pubblico femminile perché le si legittima ad essere quello che vogliono essere. In realtà è così. Per la prima volta, almeno nella letteratura italiana, abbiamo avuto una protagonista donna che non ha paura di essere quello che è, non ha paura di desiderare quello che vuole, ossia la sua gioia, la sua felicità. E a tal proposito, nella parte finale c'è una bella distinzione che fa Modesta, la protagonista dell'arte della gioia, tra il concetto di felicità e il concetto di gioia. Ho letto anche l'Università di Rebibbia, che è un libricino molto breve, questo autobiografico perché la protagonista è Goliarda, e narra appunto la sua esperienza all'interno del carcere. C'è un'intervista che trovate su YouTube di Enzo Biagi a Goliarda. E Enzo Biagi gli chiede perché, che cosa ha provato a stare in carcere. E lei dice: io sono stata cresciuta da una famiglia di anarchici e mi hanno sempre detto che per capire, per conoscere il paese, devi finire nelle carceri. In carcere Goliarda ha avuto conferma, l'approvazione, l'affermazione che nell'ambiente letterario non ha mai avuto. E questo è particolare perché Goliarda non è la classica persona che potremmo vedere ben ambientata a Rebibbia. È un intellettuale di sinistra più o meno,
Anche se anche lì le definizioni stanno un po' strette, nessuno avrebbe mai scommesso il fatto che lei invece in carcere si sarebbe trovata così bene, così poi permanente da portarsi all'infuori del carcere un'amicizia, cosa che poi verrà invece approfondita in un altro libro. Queste sono le mie due esperienze con Goliarda. Vorrei leggere altro, mi stuzzicano molto sia i taccuini che Pellegrino definisce i romanzi incompiuti, i romanzi che lei voleva scrivere ma che non ce l'ha fatta, non era motivata a scriverli. E mi piacerebbe anche leggere il primo romanzo, che non ricordo come si intitola. Lettera aperta, esatto, mi piacerebbe leggere anche quello. Comunque sono questi due i prossimi libri che vorrei leggere di Goliarda. Mamma mia, che faccia. E vabbè, questo è stato un vlog un po' casalingo, nel senso che non è che ho fatto grandi cose, ma non perché non è che faccio grandi cose. Ho letto, ho lavorato, sono andata in palestra e sono stata con le bestie. Ecco, sono le cose che faccio sempre. Quindi vi ho fatto in un qualche modo vedere la mia vita. È stato piacevole. Però intervallarla con le chiacchiere su Goliarda. A tal proposito, sono andata avanti. Ovviamente il libro sta a 3 metri di distanza. Allora, mi mancano 30 pagine a finirlo, quindi oggi lo voglio finire stasera, se non muoio sul letto. C'è un pezzo che io ho apprezzato tantissimo. Mi piace Angelo Pellegrino come dia queste frecciatine all'editoria italiana. Ci apre il libro. Nelle prime pagine dice: io ho salvato il romanzo di Goliarda dall'oblio e l'ho reso immortale. Non esita a dare una serie di frecciatine in tal senso. Però c'è un pezzo molto bello in cui ridimensiona anche il fascino che ultimamente sta ricevendo l'Arte della Gioia. L'Arte della Gioia poi diventerà un film, mi sembra, per Sky o una serie televisiva, non mi ricordo. Però lui parla di un regista francese che si prepara a metterlo in scena. A me sembra che la cosa di Sky era italiana. Era una produzione italiana, quindi in teoria stanno facendo anche un film in Francia. Quindi questa cosa l'ho scoperta adesso. E praticamente Angelo Pellegrino dice: spesso l'Arte della Gioia viene etichettato come un libro femminista, in realtà è qualcosa molto di più. E io sono totalmente d'accordo, perché lui dice: L'Arte della Gioia è un'opera di riconciliazione, come ha scritto il regista francese che si prepara a metterlo in scena. Nell'ambito di questa riconciliazione c'è, è ovvio, un conflitto, ma trovo che sia finalmente una posizione della quale, affermando una cosa, non si rischia di negarne facilmente un'altra. La riconciliazione dei sessi, la riconciliazione con se stessi, questo accettare la complessità
Questo rifiuto della definizione che altro non è che chiusura e quindi della morte. È la stessa cosa quando io vi dico che è troppo semplice etichettare camere separate come un libro omosessuale, queer. No, sono libri che vanno al di là di queste etichette, sono libri che stanno stretti, sono dei libri che sono diventati universali. Anche L'arte della gioia è un libro che se tu lo etichetti soltanto come libro femminista significa che non l'hai capito. È un libro che per la prima volta in Italia, nella letteratura italiana, c'è stato il coraggio di parlare di un personaggio principale donna. E già questo, secondo me, è stata una grande innovazione, ma soprattutto un personaggio così spregiudicato. Spregiudicato, pronto a tutto, a fare carte false, a calpestare qualsiasi cosa pur di non avere un'accettazione sociale, un matrimonio, dei soldi, ma per avere la sua gioia. E secondo me è una cosa senza precedenti che si fatica anche a trovare nella letteratura contemporanea, e secondo me è questa la grande potenza di questo libro. Il fatto che per la prima volta parla di una persona coraggiosa, mai letta prima nella letteratura italiana, e che mette a proprio agio il lettore, ma al di là che sia una donna, secondo me può parlare benissimo anche agli uomini, perché il personaggio di Modesta è facilmente intercambiabile, è un mutaforme, si può benissimo rendere camaleontico, e quindi secondo me non è un libro che possono apprezzare soltanto le donne, non è un libro che possiamo definire esclusivamente femminista, ma è qualcosa molto di più. E il voler semplificare così tanto i libri significa sminuirli. La letteratura è fatta di molteplici sfumature, e quando cataloghiamo i libri è veramente la morte, è la morte della letteratura, è la morte delle sfumature. Ci sono una miriade di sfumature, e considerare L'arte della gioia un libro femminista significa mettere a fuoco un 60% di quel libro e sminuire il restante 40%. Stessa cosa a camere separate, ma ve ne potrei fare mille di esempi. È come per esempio inverso, è come voler etichettare un libro, ok, è per gli eterosessuali bianchi, maschi. Ma che senso ha? Che senso ha? Spiegatemi, che senso ha? Io queste cose non le capisco. Comunque niente, adesso vado a morire sul letto, finisco di leggerlo. E niente, se faccio in tempo domani mattina, perché domani mattina non lavoro a casa ma devo tornare in ufficio, se faccio in tempo vi aggiorno, se no vi aggiornerò al wrap up, ma comunque ci sentiamo, quindi ciao! E niente, buongiorno ragazzi. Finito, che vi devo dire? Quando finisce un libro è sempre un continuo. È la testa piena di idee, le devo fare un po' sedimentare. Mi è piaciuto il fatto che a tratti sembra una lettera che Pellegrino indirizza a Goliarda. A tratti è lui che si rivolge ai lettori, a tratti è lui che si rivolge a questa fotografa, a tratti è lui che si rivolge a se stesso. Spesso vi parlo di libri nati da esigenze, e questo è uno di questi. È l'esigenza di voler in qualche modo mettere un punto, analizzare quello che è stato fatto dopo la morte. Bellissimo. Ve lo consiglio, però prima leggete L'arte della gioia. E niente ragazzi, io vi saluto, questo reading vlog finisce qui. Vi
Ci penso e ve ne parlo meglio. Ciao!